Estate 2022 mi trovo a Canalonga, provincia di Salerno, in occasione della prima edizione del torneo Over 40 organizzato dall'associazione ASD Viviamo Canalonga. Franco Cortazzo, presidente dell'associazione ASD Viviamo Cannalonga, prima edizione del torneo Over 40. Qui a Cannalonga tante sono le iniziative, ci parli appunto di questa prima iniziativa legata al calcio. Allora, quest'anno appunto siamo partiti col torneo Over 40, vecchie glorie, proprio in occasione dell'inaugurazione del nostro centro sportivo, di cui abbiamo preso come associazione la gestione. Quindi partiamo con questa manifestazione e proseguiamo a partire da lunedì prossimo con un open day di tennis, ok? Perché sono pronti anche i campetti di tennis. Poi con la speranza, se riusciamo, di fare un altro torneo a conclusione dell'Over 40, normale per i giovani, diciamo, ok? Di tutte le età, intercomunale però. Cioè abbiamo l'intenzione di fare una squadra per comune del nostro Cilento, appunto la speranza di promuovere sempre il nostro territorio, di portare più gente possibile nel nostro impianto. Quante squadre partecipano a questo torneo? Ok, con l'Over 40 siamo arrivati ad 8 squadre, ok, però sì, noi puntiamo onestamente sul torneo intercomunale, rispetto al quale abbiamo avuto già diverse adesioni, quindi speriamo di partire adesso con i vecchietti, ok, con le vecchie glorie, per proseguire poi con i calciatori in attività. Benissimo, quindi seguiremo, terminerà la finale prevista per quale giorno? Allora, non abbiamo fissato una data perché per tutte le manifestazioni che stanno in giro, quindi dobbiamo avere la disponibilità di tutti, ok? Si pensa per il 14-15 di agosto, è chiaro che nel caso ci sia qualche modifica sarà comunicata. Sceneggiato mercoledì 3 agosto e quindi per quasi tutte le sere c'è una o due partite. Assolutamente sì, ok, ripeto, soltanto in caso di qualche problema delle squadre partecipanti magari ci sarà qualche piccola modifica, però noi contiamo di fare almeno una partita a sera. Ovviamente c'è anche la squadra del Cannalonga che questa sera ha vinto con un bel risultato. Sì, diciamo che siamo partiti bene, speriamo bene di vincere ancora, però sempre di divertirci, perché deve essere la prima, la cosa fondamentale.